Seconda giornata di Premier League Pugliese al Monterisi sotto una pioggia battente, l'Audace Cerignola affronta una Vigortrani infarcita di giovani. Sulla panchina dei padroni di casa, mister Crodele dopo l'esonero di Gallo. Gli Ofantini, dopo soli 30 secondi, vanno già in rete. Colucci deposita nello specchio della porta ospite. Il team di Fumai mostra carattere e impensierisce i gialloblu con un'azione di Monterisi che però manca di un soffio l'appuntamento con la rete. E sull'1-0 a favore dei padroni di casa, le squadre negli spogliatoi. Si riprende e Ciano, dopo pochi istanti, realizza di testa. Doppio vantaggio per la troupe di Crudele. Un risultato destinato a diventare tennistico nell'ultimo quarto d'ora di gara. Colucci, autore di una doppietta, siamo al 28esimo del secondo tempo. Dopo soli 7 minuti la Vigortrani accorcia le distanze e il direttore di gara accorda un calcio di rigore agli Adriatici a tirare dal dischetto Pasqua di Bisceglie che non tradisce la Vigortrani in gol. 36esimo è ancora un rigore, a battere il penalty Marinaro, autore del poker Ofantino. 4 minuti dopo la manita dell'Audace Cerignola, corner di Marinaro, doppietta di Morra. Pochi istanti dopo il 6-1, Ragone manda a rete. Non è finita, prima del gong del match, ecco Marinaro ed è 7-1 per i padroni di casa che battono una Vigortrani in piena crisi.